Attenzione, qualsiasi cosa detta in questo video non è considerabile una vera e propria recensione. Alla fine si tratta solo di me che prendo alcune parti di questa roba e mi incazzo. Quindi se siete interessati a Make a Sbrocco, continuate la visione, altrimenti vi consiglio di lasciare il video. Questo ovviamente non toglie che ciò che verrà detto è oggettivo in base all'argomento trattato. Se volete dirmi che la serie vi è piaciuta, siete liberi di farlo, come io sono libero di pulirmi il culo con i vostri gusti di merda! Si consiglia una visione a velocità doppia, altrimenti passerete qui la prossima mezz'ora. Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di questo lutto per la storia del cinema, del fantasy e qualsiasi altra cosa c'entri con questa cosa e non c'entri perché alla fine non c'entra. Sì, parleremo degli Anelli del Potere. Partiamo dal fatto che non mi interessa, io non ho visto questa seconda stagione e non la guarderò mai. Ho guardato solamente gli spezzoni che mi interessavano per poterla criticare un minimo. E posso capire se voi nei commenti poi scriverete: ma se non l'hai guardata per bene tutta quanta, perché dovresti giudicarla? Però mi va. E sinceramente, così si trattano le opere, no? E questa non è nemmeno un'opera. Quindi partiamo direttamente con un po' di, ecco, di critiche. Più che altro dal punto di vista morale, secondo me, verso chi ha deciso di prendere uno dei lasciti più belli che abbiamo degli scrittori del Novecento e farci una cazzata del genere. Però, vabbè. Allora, parto dal fatto che io non sono uno di quelli che vuole fare le guerre sotto i commenti. Mi è successo varie volte su Facebook di beccare, perché su Facebook c'è tanta roba del genere, di beccare gente che si insulta, che dice: no, però la serie è bellissima, oppure la serie no, fa schifo, tutte queste cose qua, senza dare un minimo di spiegazione del perché e soprattutto creando delle vere e proprie squadre. Cioè, per esempio, prima nella prima stagione c'era solamente, che ne so, il clan di quelli che dicevano: dai, sta serie non è male, e il clan di quelli che dicevano: sta serie fa schifo. Adesso c'è il clan di quelli che sta serie è bellissima, che non so che cazzo ci abbiano posto degli occhi. Il clan di quelli che dicono non è male, che dice ok, magari a loro piace, anche se perlomeno dicono che qualcosa non va. Il clan di quelli che dicono che la serie è una merda, ma poi quelli che dicono che la serie è una merda si dividono in altri sottoclan, tipo, sottosquadre, che vanno dal chi è più verso Jackson, chi è più verso il libro di Tolkien, chi è più verso il cartone degli anni 70. Veramente assurdo. L'essere d'accordo verso un nemico comune, cioè la serie, è diventato di nuovo un terreno di battaglia a più fronti, in cui tutti quanti hanno cominciato a insultare altre cose fatte del Signore degli Anelli, insomma, ispirate al Signore degli Anelli nei passati anni, per poi appunto fare una guerra tra chi sta dalla parte dei film, chi dei libri, chi del cartone, chi di Hobbit, chi del Signore degli Anelli, tutte queste cose qua che poi alla fine non ci si capisce un cazzo e vengono sparate una marea di stronzate anche dai più puristi che pensano di essere puristi e poi alla fine non ne capiscono una siga. E molte volte difendono il libro senza sapere il perché. Oppure dicono cose che poi alla fine non sono vere, ti vai a informare e scopri che alla fine è semplicemente che sto libro l'hanno letto 20 anni fa e sti coglioni fanno come se, non lo so, avessero la memoria veramente di un elefante che sta lì e non possono sbagliare 20 anni dopo aver letto un libro e non averlo più riletto. Però, vabbè, passiamo avanti. Questa è la base dell'odio che sta facendo uscire fuori questa serie. Che certo non è per forza colpa della serie, ma più che altro è colpa delle persone che, come al solito, non sanno
non hanno un cazzo, secondo me, a cui pensare. È diverso. Secondo me è questo. Io vorrei avere la vostra vita. Vorrei avere la vita di chi passa 24 ore su 24 su Facebook a parlare di tutta questa roba, perché si vede che quello è il problema più grande che avete. E io spero di avere questo come problema più grande della mia vita un giorno, ma purtroppo non è così. Quindi andiamo avanti e parliamo di questa cazzo di serie, se così possiamo chiamarla. Allora, altra cosa che posso dire: chiunque mi dice ma questa serie è migliorata nella seconda stagione, è migliorata su alcuni punti sicuramente, ma è peggiorata in dei punti in cui pensavo che di peggio non si potesse fare. Per esempio, la trama che prende il decollo proprio verso, non lo so, pianeti ancora non scoperti da questa umanità, che comunque magari in questi pianeti pensano che una trama fatta così abbia un senso, nel nostro ancora no, scusate, però è così. Spiegazioni senza senso, l'incremento totale, cioè prima perlomeno qualcosa dicevano, adesso ragazzi ci sono puntate intere dove ci sono una marea di discorsi ultra filosofici, in cui c'è anche un ragazzo che sta facendo dei video a riguardo su Instagram e TikTok, dove veramente ci sono 10 minuti di veramente di discussione tra, che ne so, Galadriel e Gil-galad e Elrond, che fanno semplicemente tu sei come il tramonto di un deserto, del tutte queste cose qua che alla fine non vogliono dire un cazzo, non vogliono dire una sega, cioè non c'è proprio il senso del discorso, solo paroloni sparati a cazzo di cane che danno un'idea un po' di arcaico e filosofico, così. Per esempio, questa è una cosa. Poi che abbiano migliorato qualcosina, ma ci può pure stare, ma se poi mi levi dall'altra parte, quanto è un cazzo? E per di più, tutti coloro che dicono che però stanno migliorando, non me ne fotte una sega. Perché? Perché le cose, ragazzi, vanno guardate per intero. Non è che se una scena su tutto il film vi è piaciuta da 10, allora il film è da 10. Perché se tutto il resto del film è da 2, non può essere un film da 10. Quindi, ragazzi, vi dovete ricordare sempre che c'è stata la prima stagione. Se a voi la seconda è piaciuta e la prima no, non potete dire che è un capolavoro. Non potete dire che è bella. Potete dire che se stanno un po' a riprende. Ok, va bene, per voi magari, per me no, però comunque non potete buttare, a parte la parola capolavoro, che veramente ci devo fare sto cazzo di video, così che vi spiego una volta per tutte quando cazzo utilizzare la parola capolavoro, perché c'è un abuso di parola capolavoro in questo cazzo di mondo che veramente non ve ne rendete conto, viene buttato su praticamente qualsiasi cosa. Imparate veramente l'italiano, per favore. Comunque, parliamo di un sacco di scelte del cazzo che hanno fatto sicuramente arrabbiare i fan, tra cui gli orchi mezzi buoni, il fronte che tra virgolette si sta un po' espandendo e che fra un po' te viene voglia di ti fa per i cattivi, perché sì, perché cioè quando vedi naturalmente dei buoni così, non lo so, stupidi, perché a me venivano solo parole che non possono essere dette su YouTube, però comunque diciamo stupidi, è normale che tu cominci a simpatizzare per i cattivi, cosa che è completamente contraria al messaggio che voleva mandare Tolkien, perché sì, ragazzi, indovinate un po', uno può essere tranquillamente non razzista, non, che ne so, xenofobo contro qualsiasi cosa, se fa un mondo unipolare in cui c'è semplicemente, o bipolare, in cui c'è semplicemente il bene e il male, in cui c'è semplicemente il bianco e il nero, e incredibilmente è un mondo fantasy dove, ragazzi, non c'entra un cazzo il razzismo, non c'entra una sega. E per di più vi dirò una cosa, io per quanto possa dire no, perché gli elfi neri qua bla bla bla, se vi leggete bene il Silmarillion, Tolkien ha lasciato una marea di spazi vuoti in cui molteplici razze, etnie, chiamiamole così, possono essere giustificate in un determinato modo. Per esempio, ci sono altri continenti oltre a quello dove c'è la Terra di Mezzo, ok?
E in questi altri continenti, ma nemmeno serve andare in questi continenti per forza, comunque anche nel continente della Terra di Mezzo, tipo gli Aradrim, che sono gli stessi che c'hanno gli olifanti, sono neri. Ok? Sono neri. E, miei cari ragazzi, non è detto che ci siano elfi solamente nella Terra di Mezzo, nani solamente nella Terra di Mezzo e uomini solo nella Terra di Mezzo. Ci sono anche dalle altre parti del mondo. Quindi mi vuoi mettere l'elfo nero, l'elfo cinese, l'elfo... tutte queste cose qua? Bene, dammi un senso. Riempi quel vuoto che Tolkien ha lasciato, perché ce l'ha lasciato secondo me pure apposta per cercare di, non lo so, farti usare l'immaginazione, no? E così non avresti rovinato le regole del mondo, che hanno delle regole ben precise, e quindi dovresti spiegarmene le cose quando le fai. Perché sì, sì, funziona così, cazzo. Perché se tu mi dici che c'è un elfo che, non lo so, è nato e lasciato sotto un faggio, è stato trovato da un nano e cresce in mezzo ai nani, se tu me lo metti in mezzo ai nani senza dirmi tutto questo background, che cazzo ci fa un elfo dentro Moria, per esempio? Ci sono delle cazzo di regole dentro i fantasy che vanno rispettate. Ripartendo da capo del discorso, anche mettendo tutto questo, l'elfo nero che c'è in questa serie è l'unico, veramente, che penso si possa chiamare elfo, che abbia dei tratti da elfo, quindi a dire la verità è quello che mi dà meno fastidio. Incredibilmente, è quello che mi dà meno fastidio. Perché a livello di personaggio, un minimo, mi dà l'idea dell'elfo pure. Non è di certo una cogliona che va a, non lo so, che se ci avesse un MG42 andrebbe a sparare sui bambini. Oppure non è di certo un deficiente che si fa abbindolare dicendogli oh, anelli, 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 mi piacciono gli anelli. Ci fico il cazzo dentro agli anelli. Tutte queste cazzate qui. Ma perlomeno è uno abbastanza con carisma, tutte queste cose. Mi dà l'idea di un elfo, ok? Poi per carità, tutto il discorso che c'era prima, parliamo di un sacco di altre cose adesso, se volete, però prima di questo voglio fare una piccola pausa in cui vi parlo di Amazon. Eh sì, perché, mio caro Amazon, tu hai fatto una serie che, non lo so, che cazzo ti è passato nel cervello? Tu hai deciso di fare questa serie in cui, cioè, dai... Ma a parte gli scherzi, ma davvero voi quando avete visto questa serie, perché vi ricordo che ragazzi, prima che una serie va in onda, viene vista. Cioè, non penso che questi non l'abbiano guardata, no? Cioè, il prodotto finale viene rivisto in anteprima da un po' di gente, così, e poi alla fine decidono, come cazzo vi è venuto in mente di mettere in onda una cosa del genere? No? Cioè... L'avete pure rivista prima di metterla in onda, questa cazzo di roba. E voi vi siete pure detti, ma sì, dai, sicuramente piacerà alla gente. Che c'è una parte sicuramente a cui piace. Sicuramente, perché come dice il nostro grandissimo René Ferretti, viva la merda. Però, non è che voglia dire un cazzo. Cioè, vabbè, comunque... Il punto è che adesso stanno mettendo in giro una dose veramente enorme di fake news in cui dicono che è la serie più guardata di sempre. Ragazzi, ma che cazzo volete prendere per il culo? Mo dai, a parte gli scherzi, mo potete dirmi che sta tra le prime 20. Tiè, perché? Perché c'è il marchio del Signore degli Anelli e la gente fa, c'è il Signore degli Anelli e il Signore degli Anelli. Se questo viene dal Signore degli Anelli, prova a guardarmelo, ovvio. Ma pure se fosse, no? Mo, me volete dire veramente che sta serie, che è neonata da tipo 2 anni, veramente, che è fatta col culo, ha superato a livello di visualizzazioni roba che se ne parla da sempre, come Breaking Bad, The Walking Dead, una marea di serie seguitissime come queste qua, e voi mi volete dire che questa roba veramente ha superato questi così, di schiocco, mentre nessuno se ne accorgeva, perché infatti manco chi si è vista se ne è accorto, perché, ma dai, poi, scusate, ma oltre questo sono anche venuto a sapere che per pompare le visualizzazioni hanno praticamente contato il nucleo familiare per ognuno, cioè nel senso, tu guardi la serie
hai due fratelli e due genitori? Bene, 5 visualizzazioni. Pure se hai vista solo te. Per di più. Mo, vabbè, questo è un discorso che purtroppo io non posso fare chissà quanto, però lo farò lo stesso. Perché siamo in un'epoca di merda in cui, ragazzi, per chi non lo sapesse, veramente, io vorrei che questo mondo capisse questa roba, veramente, perché è la base, cazzo. Le visualizzazioni non contano un cazzo. Cioè, non è che se uno si è visto una cosa allora gli è piaciuta. Quante volte ti sei andato a vedere al cinema una cosa, sei uscito e hai detto è una merda? Ah, non è che se uno c'ha miliardi di visualizzazioni vuol dire che è bella la roba. Smettetela, per favore, smettetela, cazzo. Se no, veramente, tra un po' non ci sarà più nemmeno, e già se stiamo vicini, un film carino, una serie carina, sarà sempre solo merda. Io sono arrivato a un punto in cui, per vedermi una serie carina, devo sperare che floppa. Perché appena diventa un attimo di dominio pubblico, la rovinano nei peggio modi. Comunque, mi sono visto i punti salienti di questa serie. Sì, ho visto Elrond che bacia Galadriel, che è sua suocera, se mi ricordo bene. Ma gli orchi con i bambini, tutte queste cose qua, cioè, questa serie è un insulto sotto ogni punto di vista a qualsiasi altra opera che sia collegabile a Tolkien. Perché, per esempio, oltre al fatto del libro che sputtana ogni cosa, ogni 2 secondi ti devono fare la citazione ai film di Peter Jackson. Perché? Perché, te prego, perché, perché, perché? Cioè, hai voluto fare sta merda. Va bene. Ma tiettela per te, perché devi buttare in mezzo l'altra gente? Cioè, è veramente distruttivo. Distruttivo. E sono contento di non aver visto la serie completa, perché voi pensate, se io sto così veramente, perché io sono una persona che veramente le cose le prende a cuore, solo avendo visto le cose più importanti, insomma, pensate se ma guardavo tutta con tutti quei punti morti, quella merda, quei discorsi senza fine che per fortuna tutte le volte ho saltato, eccetera eccetera. Pensate come cazzo potevo stare. Cioè, facevo un video dove veramente penso che facevo una bambola voodoo dei produttori di sta serie e la piavo a coltellate. Cioè, è l'unico modo. Sì. Però, cazzo, ragazzi, dai, dai, chiedete di più. No, non vi accontentate. Perché poi io vedo, a parte quelli che, cause perse veramente, che dicono che la serie è bellissima, che mi dicono no, ma io qui vedo la stessa cura dei mostri e dei costumi che c'era nei film di Peter Jackson. Ma cazzo, penso che vi metterò delle foto, veramente. Ma l'avete visti? Ma davvero? Cioè, tipo 20 anni dopo esce la roba con la grafica della Play 2 fatta male. E tutto quanto il comparto costumi sono o coperte dei barboni oppure plasticaccia brutta in culo. Davvero voi avete il coraggio di dire questa roba? Cioè, non fate critiche se non sapete. Dite che è bella se vi piace. Dai, dite che vi piace. Quello lo accetto, gusto personale. Per me è un gusto di merda, ovviamente, perché, cioè, ci vuole coraggio. Però è un po' come quelli che cazzo ne so. Per esempio, io ce l'ho un gusto di merda che tutti quanti odia. Ve lo dico il mio. Io ho sempre adorato, fin da piccolo, l'olio di fegato di merluzzo, che fa schifo a tutti i bambini, ok? Ecco, chiunque mi potrebbe dire che ho un gusto di merda, e ne sono consapevole. Perché? Perché è una cosa che in media fa schifo. Non dovrebbe piacere. Eppure a me piace, a me piaceva e tutto il resto. E che ci posso fare? Cioè, come quelli che si mangiano l'aglio pure così, proprio a tocchi. Fa schifo in media, ma c'è gente che lo fa, a cui piace, no? Ecco,
è un gusto un po' di merda per la normalità, no? Per la norma. Quindi stessa cosa, cioè, vi piace? Ok, va bene. Siete un po' strani, ecco, lasciatevelo dire. Io me lo lascio dire quando mi dicono che sono strano per questa cosa. Ed è vero. Quindi lasciatevelo dire e vaffanculo. Però limitatevi a questo, cioè non mi mettete a dire no, perché qui il comparto grafico, la luce, le luci, tutte gli sfondi, tutte queste cose. No, perché tanto non ne capite un cazzo. Quindi silenzio, per favore. Dite che vi piace, basta. E io rispetto che vi piace. Siete un po' strani, ma rispetto. Per l'amor di Dio, se vuoi fare, fai. E se invece siete quelli lì che stanno un po' nel mezzo, che fanno, però questi errori li vedo, e fanno così, non fate così. Non fate così. Cioè, per carità, ci sta che guardate anche il lato positivo delle cose, perché magari non siete chissà quanto appassionati, non avete tutto questo amore verso questo mondo, e quindi ci sta che siete un po' meno incazzati, come lo sono io, un po' meno, come posso dire, proprio inclusi nella cosa. Ci sta, ok, assolutamente. Magari vedete la cosa con un po' super partes, un po' da lontano, no? Però comunque, anche essendo super partes, da lontano, non puoi dare un diverso valore alle cose. Cioè, se tu vedi 10 cose di merda e una carina, non puoi dire, però c'è pure quella carina. Ho capito che siete ottimisti, però date valore a tutte e due. Non potete dire che non è male se avete visto una cosa carina. Dai, anche perché, parliamone. Il problema grandissimo di questa serie non è tanto il tutto quello che ho detto, le bestemmie e tutte queste cose. Anche, un pochino anche, però il problema più grande è assolutamente che questa serie non ha magia. Non ha magia. Tu stai lì e ti incazzi. Tu stai lì, guardi un personaggio e dici questo è deficiente. Questa è l'unica cosa che pensi. Non stai lì come un bambino ad aspettare la fine della favola. E questo è quello che manca a questa serie. Che è il messaggio più grande che ci ha lasciato Tolkien. Perché, ragazzi, Lo Hobbit, il suo primo romanzo, vi ricordo che è stato scritto per un motivo: raccontare le favole ai figli. Davvero, Cioè, è semplice. Semplice, carino. L'amore di un padre di raccontare le favole ai figli. A me non mi stai raccontando una favola qui. Mi stai facendo incazzare. E non solo perché sono fan, perché il libro e tutte quelle cose. Lasciamo da perdere il libro. Veramente. Pensiamo solo alla serie. Anche guardando la serie solo in quanto serie, la serie ti fa incazzare. Perché personaggi stupidi, personaggi che fanno cose a cazzo, e soprattutto molto incoerenti, discorsi senza senso, citazioni, personaggi che stai lì e fai tipo, che palle, ma perché sto a guardare sta cosa? Sono 10 minuti che stanno nel deserto e non succede un cazzo. Cose che veramente si vede lontano un miglio, che sono blanciatissime, del tipo, oh, sto personaggio è lui, è proprio lui sto personaggio. E poi ti fanno, proprio te lo dicono, non è lui, non è lui, e invece era lui. Così, no, non funziona così, cazzo. Cioè, io veramente, in queste serie, non c'è nulla, tranne il bacio, che non mi aspettavo. Però perché non me l'aspettavo quello? Perché, cioè, non pensavo che si potesse arrivare a questo. È stata veramente una sorpresa, in effetti, quella, però vabbè, non ha senso comunque. Devo dare un voto? No, io non glielo do un voto, perché sta roba non è classificabile opera. Per favore, sinceramente, sì, un'ultima cosa. Se Amazon ovviamente sta buttando tutte queste fake news,
anche dal punto di vista proprio di Amazon direttamente, perché non è solo che ci sono delle, che ne so, perché quando fanno queste cose funziona così. Se è la casa produttrice a dire che il film è bello e se dà la medaglia da sola, è perché il film sta andando male. Se invece sono gli altri a dargliela, allora quasi quasi vuol dire che sta andando bene. Se è Amazon che sta dicendo che è la serie più vista, tutte queste cose, bla bla bla, perché è Amazon, delle visual, ha mandato tutte queste cose, è perché sta stringendo un po' il culo. Quindi non vi lasciate prendere per il culo, soprattutto non guardate le serie solo perché se le guardano altri. E, per favore, un po' di senso critico. Voto vaffanculo. Ci vediamo al prossimo video che sarà il doppiaggio di sta roba.